Ciao amici, benvenuti in un nuovo video. Finalmente, dopo un sacco di tempo, ritorno a utilizzare un po' questo canale, anche qui su YouTube. Il video di oggi è un vlog di San Valentino, anche se sto barando perché il vlog è di domani e domani non è San Valentino, però a San Valentino io vado a scuola, quindi non riuscirò a festeggiarlo nel modo giusto. Perciò io e il mio ragazzo abbiamo deciso di festeggiarlo domani andando a Firenze. Quindi vi porterò con noi durante tutta la giornata. Ora sono quasi le 7 di sera e sono a casa da sola, che mi annoio. Il mio ragazzo è a lavoro fino alle 3 del mattino, quindi io sono qua da sola e non posso né scriverlo né chiamarlo. Mi annoio un pochino. Però in teoria quando ha finito dovrebbe venire qua, quindi starò sveglia fino alle 3 di notte sperando che arrivi. Poi domani mattina dovremmo svegliarci prestissimo, prendere il treno e andare là. Ora, per passare un po' il tempo, vi porto con me e preparo un po' di cose per domani. Prepariamo un bel coffee. Comunque, per l'occasione di domani, mi sono già preparata un sacco di cose. Ieri sono andata dal parrucchiere, mi sono rifatta i capelli, anche se ora ho questo coso in testa, quindi non potete vederli, ma li ho fatti più biondi. Poi oggi ho fatto le unghie a tema, San Valentino, ovviamente. Poi oggi ho provato e scelto l'outfit per domani e ho provato anche appunto questa pettinatura che voglio fare domani perché io non lascio nulla al caso. Mi sono appena ricordata che ho finito il latte. Proverò ad usare questo senza lattosio sperando che non faccia troppo schifo. Ora ho preso il computer perché vorrei vedere le cose un po' da fare, come dovremmo muoverci e sto guardando la galleria degli Uffizi, i biglietti, se dobbiamo prenotarli, non lo so. Io ci sono stata a Firenze, ma mezza giornata e ho solo girato per negozi, molto da me, quindi non so come funzionino queste cose. Ora mi informo un po'. Ok, regà, l'ho trovato. Costa 20 euro il biglietto, ma sembra così bella. Non ci sono mai andata io, ovviamente. Però è bellissima. Poi io amo i musei. Sono molto felice. Perché pensare di avere un appuntamento al museo è una cosa che ho sempre voluto fare, quindi mi piace. Poi al mio ragazzo piacciono i musei più che a me, quindi so che mi spiegherà tutto. Oltretutto noi abbiamo deciso di andare a Firenze, soprattutto perché il mio ragazzo è un ossessionato di Dante Alighieri. Non so perché, ma ha questa ossessione per Dante e la Divina Commedia. Mentre giriamo mi farà la manfrina su Dante, però sarò felice di ascoltarlo perché io non mi ricordo molto. Ciao Righi, è mezzanotte. Tra circa 3 ore dovrebbe arrivare il mio ragazzo. Mi sto annoiando un sacco, non so cosa fare per queste 3 ore. You need to do lavastoviglie, yes? Sì, Ok. Baby, baby. Noi siamo praticamente arrivati. È il momento in cui la smetterò di trattare male Ibra, perché ero agitata, quindi l'ho maltrattato. Basta, ora siamo arrivati, quindi posso rilassarmi e respirare. Siamo arrivati a Firenze. Com'è che si chiama questa? Madonna Centrale. Ma non è Firenze qualcosa? E dobbiamo andare a Firenze Santa Maria Novella. Però il coso è tipo, è tra un sacco, quindi siamo nell'aula d'attesa. Sei sembra tipo sei pinguini là. Siamo
Firenze. Oh mio Dio, la Cappella Sistina. Wow. Cagato, cagato amore. Deluso. Sì. Wow, ora ci stiamo dirigendo verso la movida. Sentiamo dei tamburi e il nostro istinto da ballerino ci chiama, cioè lo chiama, io seguo. Wow, wow. Che turista. Lui fa le foto anche ai tombini. Indovinate dove mi ha portato il bro? Ovvio, ovvio, ovvio. Ora mi fai tu da guida turistica, però. Andiamo. Wow. C'è la cosa di altri tempi. È un gigachad sul serio. Io mi sento così. Non ci credo. Lettino, lettino dove tanto che c'hai il sesso. Ma perché parla in inglese? Flash of lightning, wearing cables. Vabbè. Spiegaci. Dai amore, dai, dai amore, spiega, spiega. Parti da Gerusalemme, perché Gerusalemme è lì. Qui abbiamo la selva oscura e lasciate ogni speranza voi che entrate, bla bla bla. E state. Si fa un bel giretto all'inferno e si viene tipo ogni 2x3. Qui abbiamo Lucifero, i nostri bellissimi cieli, sono 9 cieli, li ho appena contati. Così bella questa stanza. Sono quasi le 13, siamo usciti ora da Dante. Ti è piaciuto? Yes! Yes, sir! Ok, basta. Ora andiamo a mangiare. A mangiare! Posizione da provare. Eccolo, amore, eccolo! Amore. Quello per te è piccolo! Quello per te è piccolo! Sì. Quello per te è piccolo! Sì. Sì, sì. Yes. Cosa sta dicendo? Wow. Com'è romantica Firenze. Vero? Ci sono dei calcoli, amore. Ma perché? Ora siamo tipo alla Chinatown di Firenze, a quanto pare, perché è piena di negozi e ristoranti cinesi, asiatici, boh, e abbiamo preso della roba. Indovinate che numero sono? Per restare in tema, abbiamo preso i ravioli. Per restare in tema, vabbè. No, per stare in tema al supermercato cinese in Chinatown, capito? Siamo al mercato centrale, molto bello, però non c'era un posto a sedere, quindi abbiamo rubato 3 sedie e questo è il nostro tavolo. I love you. Oh. È mini. Guarda come saltella. Questo è il nostro bottino. Io ho preso i mochi al... No, come si chiama? I mochi al mocha. E anche questi. E Ibra ha preso questa roba ai lici. E questi che sono la stessa roba di questa roba. Sono... Dicevo, sono uguali. Sono entrambi dei bastoncini al mocha. Però stavamo discutendo perché costavano uguale. Però qua ce ne sono molto di più, vedete. Però io volevo questi perché sono più estetic, più instagrammabili. Quindi niente, io ho preso questi e lui ha preso questi. Il bebe ha preso anche una pizza. E non gliel'hanno tagliata e non ci hanno dato le posate. Come la mangi? Facci vedere, illustra. Ah. Abbiamo trovato un tavolo proprio qua, vista sul mercato. Goloso, goloso, ci è piaciuto. Presi i biglietti per gli Uffizi. Uffizi gratuiti perché noi siamo studenti. Baby,
siamo dentro. Ok, mi si è spento il telefono, siamo stati tipo un'ora in quel baretto a fare l'aperitif mentre caricavamo il telefono di Ibra, quindi ora userò il suo telefono per fare i video perché mi si erano spenti entrambi e fine. Ora sono quasi le 6 e sono, non è vero, sono le 7.40. Sono le 7.40. Scusa, le 5. Sono le 5.40. E niente, siamo qua dai Bubbly, dai giardini Bubbly. Volevamo andarci, però niente, abbiamo cambiato idea. Cioè io ho cambiato idea. E quindi niente, ora faremo un giretto per il centro. E poi si torna a casa perché siamo morti, siamo stanchi, c'è freddo e io ho male alle gambe. E lui ha male alla schiena. Andando in stazione perché sono ormai quasi le 7. Abbiamo fatto un giro per negozi, però sincero, Firenze è bellissima, ma per i negozi no, non ci verrei mai a fare shopping, non mi piacciono i negozi qua, sono minuscoli. E per dire, Sephora è più grande la Sephora di Modena, cioè il senso, ma più perché sono così illuminata dalla luce divina, vabbè, e basta. Quindi, dai. Quindi ora andiamo in stazione e prendiamo il treno e torniamo a Modena e basta. Allora, visto che io volevo andare alla famosa cabina fotografica vintage di Firenze ma non ci siamo andati, andremo in questa. Ho preso paura, un tipo appena arruttato in un modo fortissimo. Ecco le nostre fotine. Escimele. No, esci, gira. Oh. Non vedere. L'ultima è bellissima, sexy. Sì, racconta cosa hai fatto. No, niente. No, dillo, vogliamo sapere. Non è importante. No, raccontalo, giusto che non ti vergogni. Ho preso tutto l'odio represso dei fiorentini. Perché? Cosa hai fatto? C'era sto qua che diceva 321, che era il nostro ordine, appunto. Ma lo diceva pianissimo. Io sono andato da lui, davvero fiorentino. 321, 321, mi faccio, cioè che ci sei, dammi una ola, ola, annuncio, forza. Che scemo. E tutti mi hanno guardato malissimo. Ci credo. Mi hai sputato in faccia. Dominate chi sono gli sfigati col treno in ritardo di 70 minuti. Noi. Bello. 2 hours later. Sono le 10. Sono le 10. Ed è arrivata adesso in questo istante. Va. Tutta sta gente. Strano. Io voglio. Guardate. Ho pisciato finalmente. Ho pisciato. Ma che cazzo. Siamo quasi arrivati. Hanno dato questa roba. I bro sono arrivati a casa e ora lui se ne va. Buonanotte, ma baby. Buonanotte, baby. E niente, Regiz, è mezzanotte e 31. Ibra se n'è andato poco fa e io domani ho scuola, quindi questa è la fine del video. Ora mi metterò un po' a letto a editarlo e vedere com'è uscito. Questa giornata è stata bellissima, quindi spero vi piaccia il video e io vi saluto. Love you.